faccio un po', diciamo, un distinguo tra la prestazione di squadra, che sicuramente è stata una prestazione da ricordare, una prestazione importante, la mia che è stata invece da dimenticare, nel senso che purtroppo non sono riuscito a incidere come avrei voluto e a partecipare, insomma, a quella che è stata una serata, ripeto, positiva. Loro hanno espresso un'aggressività, una fisicità al quale io non sono riuscito a reagire in maniera pronta, e questo poi ha condizionato ovviamente tutta la partita, perché quando parti così anche a livello psicologico poi diventa difficile, specialmente per chi deve comunque portare il proprio contributo in breve tempo. Quindi, questo è, diciamo, una rabbia nei miei confronti, ovviamente che è una rabbia positiva, una rabbia di chi è consapevole che comunque la partita storta ci sta e che, insomma, l'importante è riprendere il cammino il prima possibile. Diciamo, spesso e volentieri si parla di 20 punti, quindi ci mancherebbe ancora, a voler essere precisi, ci mancherebbero ancora altri 2 punticini, no, anche dopo l'eventuale vittoria di domenica, però credo che, insomma, non siamo ancora nella posizione per mettersi lì a fare troppi calcoli. C'è da giocarsi questa partita cercando di metterci tutto, come abbiamo fatto lunedì scorso. Le insidie che nasconde sono secondo me doppie: una parte legate comunque alle caratteristiche di Cremona, che è una squadra di talento, e l'ha dimostrato anche qui a Pistoia quando è venuta a giocarsela. È una squadra che inizialmente non era costruita per stare in queste posizioni e che si trova in questa situazione, ma ha un roster comunque di tutto valore, che è anche cambiato tra l'altro nel corso dei mesi, quindi dovremo stare attenti alle loro caratteristiche e anche un po' al fatto di non pensare che, siccome in casa siamo bravi, tra virgolette, o ce la siamo giocata un po' con tutti, questo significa che magari vai contro in trasferta un avversario della stessa fascia e per forza le cose sono facili, anzi, assolutamente. Insomma, giocare in trasferta in questo campionato qua non è facile per nessuno, tantomeno per noi, ecco.